non era esattamente un'auto da giovani la Kia Picanto, non lo è mai stata né nella versione prima del 2004 né in quella del 2011. Nella terza versione invece lo è diventata, e come? Le dimensioni sono le stesse, però si è allargata un po', ha acquisito un aspetto un po' più sportivo, tant'è vero che è stata introdotta anche la versione GT Line. Per il momento è disponibile con due motori, un 1000 a 3 cilindri e un 1002 a 4 cilindri, poi però verso la fine dell'anno arriverà anche il motore sportivo, un 1000 turbo, che promette prestazioni molto interessanti, ed è un'auto da giovani anche perché si è rifatta la dotazione di elettronica, tant'è vero che adesso può avere un bel display touch da 7 pollici, i protocolli Apple CarPlay e Android Auto e tutta un'altra serie di sistemi di ausilio alla guida che, se non la mettono ai livelli di una ammiraglia, in effetti la pongono un po' di sopra rispetto alle medie delle piccole. Tra l'altro, rispetto alle altre piccole della stessa categoria, ha un bagagliaio piuttosto grande che ne consente un utilizzo molto più che cittadino. Andiamo a provarla, il 1200 prima, il 1000 dopo, e speriamo che arrivi presto il 1000 turbo. Il concetto stilistico non varia di molto rispetto al passato, però adesso risalta di più la nutrita dotazione di prese d'aria e profili aerodinamici. L'allestimento GT Line si riconosce per i paraurti aggressivi, le guarniture rosse fuori e dentro, le minigonne e i cerchi in lega specifici da 16 pollici. Dentro si ritrova la stessa cura costruttiva delle Kia più grandi e una buona offerta di centimetri, che permette a 4 adulti di viaggiare piuttosto comodamente. In termini di dotazione, oltre a quanto anticipato, la nuova Picanto può avere anche la ricarica wireless per il cellulare, 7 anni di aggiornamento gratuito delle mappe di navigazione, radio digitale, retrocamera e frenata di sicurezza automatica. Il 1200, disponibile solo con l'allestimento GT Line, ha un'indole più placida, è più ricco di coppie e silenzioso. Le sospensioni sono relativamente solide e assicurano una reattività piacevole per una city car, senza che questo si ripercuota fastidiosamente sul comfort, se non quando si affrontano dossi rallentatori o strade decisamente sconnesse. Il 1000 aspirato è comunque potente quanto basta per una vettura che dopo tutto pesa solo 953 kg. Prende giri con disinvoltura, ha una sonorità più marcata ma coinvolgente e riesce perfino a divertire. E il cambio a 5 marce ha anche una manovrabilità leggermente superiore. A giugno arriverà anche la Picanto 1000 GPL, mentre nel 2018 dovrebbe essere introdotta la trasmissione automatica. Non è invece previsto un diesel, secondo una tendenza sempre più diffusa nel segmento A.